3, 2, 1. Bubu Tagget con due amici che sono venuti a trovarci, due artisti, un fotografo e una pittrice. Prima di chiedere alla pittrice di Antonella della sua mostra, che insomma è un porto turistico, volevo chiedere, ma tu da quando hai iniziato a fotografare? Quando è che hai cominciato ad avere questa attrazione forte per la fotografia? La prima macchinetta mio padre me l'ha regalata, avevo 4 anni, 5 anni, ma già, ma no. Per non farmi rovinare la sua, sì. Ah, già avevi perché questa... Perché quel periodo avevo pure la mania di smontare, capito? E che macchinetta era? Com'era? Una piccolina, grande? Quella di mio padre era una Voigtlander, che ho ancora, storica, bellissima macchinetta. A me si chiamava Diana. Macchina, insomma, così, sì. Per bambini. Una volta si diceva quelle che uscivano ai fustini dei Delfini. Vabbè, però insomma, 4 anni, cavolo. Formato 4 virgola. E da allora non hai mai smesso di fotografare? Mai. Cioè, è stato costante negli mai, anni. Mai, 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 mai. Non potrei smettere perché mi piace quello che prima ha detto Antonella. Io quando vado fotografando esco fuori. Non pensi a nulla, non penso a nulla. No, ma si rimorchia con la foto? Tu ti ricordi quando andavi a scuola, rimorchiavi le ragazze, andavi là, facevi faccio una foto, io sono bravissimo, eh? Ride, certo. Forse quello ha pure aiutato, è stato stimolato a proseguire e non lasciare insomma la fotografia, che dici? No, era proprio la fotografia, arte pura. Oh, scusa, posso uscire un attimo non dal tema, ma mi sono scordato di fare i complimenti all'amico Beniamino, io lo chiamo Cardines. Beniamino Cardines, sì, che è diventato insomma è scrittore dell'anno 2023. Ma tu ti rendi conto, siamo amici dello scrittore dell'anno? Mica amici o baobab, come direbbe Ezio Greggio. Insomma, è una cosa, mica pizze e fichi, cioè questo è autore dell'anno. Dopo l'avremo, sentiremo. Ah, viene, sì. Mi dispiace, no, andare via. Dobbiamo mettere dei petali di rose mentre lui passa, forse dopo ci vado io, ci va Giulio, vediamo un po', prima che lui, insomma, dove lui calpesta, no? Mettiamo i petali di rose, vediamo un po'. Antonella, leggo che tu usi anche dei materiali, paste materiali insomma, per i tuoi quadri, usi l'acquerello, usi diverse tecniche, insomma. Sì, ultimamente mi sto dedicando anche al riciclo, utilizzo anche plastiche, è una cosa nuova per me, quindi insomma il recupero, ancora, quindi, è recupero di materiali, sì. E poi uso la tecnica dell'acrilico, l'olio e l'acquerello un po' di meno, ma anche quello. Ma quindi noi quando è che possiamo venire ad ammirare le tue opere che tu comunque tieni custodite gelosamente e adesso ti apri finalmente ad aprile al porto turistico in una mostra? Da che giorno a che giorno sei allora, in mostra? La mostra si terrà dal 15 al 30 aprile. Ci tengo a dire che sono stata invitata da qui presente amico Gianni Vacchini, che è curatore insieme a mia sorella Gabriella Di Giandomenico, anch'essa curatrice, e lei è un'esperta d'arte anche storica. Sarò ospite dell'agenzia immobiliare I Tutor, da Massimiliano Stella, che ringrazio. Sì, lo conosciamo tutti, sì, sì. E l'orario è quindi sabato 15 aprile alle 17. E vi aspetto tutti, numerosi. Ma se magna oppure... Ci sarà anche un piccolo rinfresco. Pure un piccolo rinfresco. Certo, come wow. No. Se bussate con i piedi, sì. Oh, il titolo della mostra è Visioni Diverse. Ecco. No, suonerà qualcosa? Non so se mi farà una sorpresa, ma detto di in no, questo detto. Momento lui però sta ridendo sotto i baffi, sta in dice pensione, no. E ha detto che per il momento non c'ha voglia, non di... c'ha voglia di neanche una cosa tipo così, neanche una sviolinata, mai dire mai, ecco, mai dire mai. Quindi insomma ridiciamo la data, allora dal 15 al 30 aprile
Alle ore 17 di sabato ci sarà il vernissaggio. Sei emozionata? Quanto... Sono molto emozionata, sono molto emozionata anche di stare qui a parlare, per me è una cosa inusuale, perché non sono di tante parole. Io dico, lascio che le mie opere parlino per me. Parlino per te. Comunque tu provieni da Scafa, abiti a Scafa, dove sei circondata da luoghi davvero belli, luoghi meravigliosi, verdi. Infatti ho vissuto la mia prima infanzia vicino al Parco Lavino, che è un parco stupendo, stupendo e che invito a visitare per chi non lo conosce. Ha dei colori pazzeschi. Ed è da lì che ho tratto ispirazione sempre, quello è stato il mio imprinting. Hai dipinto anche... Ho dipinto anche il Lavino, l'ho fotografato e dipinto. Certo, quello è un luogo che... E nel mio cuore. E a Scafa hai fatto qualche mostra proprio a Scafa? Proprio a Scafa no, però ho partecipato a diverse mostre collettive, l'ultima a Pratola organizzata da Leonardo Paglialonga, e sarò poi in un'altra mostra collettiva al Mumi, sempre organizzata da Leonardo Paglialonga. Leonardo, salutiamolo, Paglialonga è un amico, sì. Partecipo, mi piace partecipare, adesso ci sto prendendo gusto. Hai visto, sei tu che hai aperto... Sì, mi ha aperto un mondo. Hai aperto tu questo click, hai fatto tu click. Adesso... Ha fatto tutto lei, ha fatto, io non... Adesso dunque appiglia e porta i quadri e li mette in mostra. Sì, hai visto? Prima non li faceva vedere a nessuno, ora invece... hai sentito che hai cambiato pure? Esatto, cioè, capito? tu Gianni, che ci vuoi dire? Ma ci ritorni a Venezia quest'estate? Che dici? Vediamo, sì, ma io adesso a maggio vado a Malta. Pure? Sì. Non ti fermi mai? Pure a Malta, non ti fermi mai. Guarda, già il Covid mi ha tagliato le gambe. Bella Malta. Devo fare... Sì. È un bel posto, insomma. I colori, è pieno di... sono già stato, però io sono sempre andato via mare. Tu usi molto il bianco e il nero, però, da quello che ricordo. Quando mi dici i colori... anche il bianco e il nero, anche il bianco e il quando nero. Quando ci sono i colori, però, usi i colori, quando stai in un luogo come Malta, pieno di colori. Secondo me ci sono delle fotografie... Che meritano. Meritano il colore e delle fotografie che meritano il bianco e il nero. È così, Tu sei bianco nero orroico, come dice? Fotorroico, bianco e neroico, perché vedo che spesso comunque hai questa cosa che tutto fatto sembrano pure una foto che hai fatto ieri riesce a dargli un effetto, no? Come una foto. Quale? Quella della signora con i panni che cammina e dietro ci sono i panni. Una signora, c'è una foto che ho visto bellissima di una signora che ha dei panni dietro e lei che cammina con l'ozzinale davanti. Quello è un progetto che non lo so se riusciamo bella, a mandare avanti. È una bella cosa. Questa era una signora, allora io nel tanti anni fa ho girato un corto sulle minoranze etniche in Abruzzo e Molise. E allora in questo paesino c'era proprio questi angoli di questo borgo dove sono queste signore che cuce con i suoi ferri, prima cucina, dopo esce fuori sul muretto. Ed era là, mi sono fermato a parlare anche con lei. Che puoi fare, la devi fotografare. Certo, no, ma è bellissima quella foto, davvero molto molto sì, bella. Sì, sì, sì. Io vi ringrazio di essere venuti, ricordiamo la mostra dal 19 aprile? Dal 15 aprile al 30 aprile. Al 30 aprile, insomma. Hai chiuso il porto turistico, piazzetta del porto turistico, parcheggio gratuito. Se bussate con i piedi qualcosa mangerete, se no... Quindi ci sta pure qualcosa da mangiare. E poi ci potrebbero essere delle sorprese, non lo so, vedremo. Una sviolinata, una cosa così. Una sviolinata. Cioè, fa un po' il prezioso il marito qua. Lo vedo che non sta a fa così, no, non c'ho voglia di suonare. Esatto. Io non c'ho voglia, ma voi insistete. Insisteremo. Grazie a te. Grazie di essere venuto. Un bacione. E mi raccomando, saluti Beniamino Come Cantine. No. Ciao, ciao, ciao.